Ormai da 6 anni la rivista Scimacek, La Casa Felice, cerca di far contenta ogni casa in Boemia, di rendere felice e sereno ogni matrimonio. Me ne sono persuaso personalmente. Indispensabili istruzioni per ogni famiglia arrivano ogni 15 giorni dall'amministrazione via Gerusalemme, diffondendo dappertutto la felicità. Quanto a me piangerai. Mia moglie mi ha confidato una settimana dopo le nozze un dolce segreto. Lei è abbonata a quella rivista. Proprio oggi mi è arrivato l'ultimo numero, dove sono istruzioni molto importanti. Vedrai che guadagneremo moltissimo se ci regoleremo secondo esse. Quando sono tornato a casa in cucina c'era una strana agitazione. Mia moglie, con gli occhi raggianti, mi è venuta incontro esclamando: «Ci sono riuscita!» Mi prese per la mano e mi portò in cucina. Ho fatto tutto esattamente come è scritto nella Casa Felice. Ho versato l'acqua bollente sulle noci brasiliane e ve le ho lasciate 15 minuti. Poi è facile sgusciare i noccioli. Era proprio beata. Ma cara, come ti è venuto in mente di comprare le noci brasiliane? Chi le mangia? Chi ne ha bisogno? Mio stupidino! Mi rispose mia moglie: «Qui è scritto chiaro e tondo: se si versa l'acqua bollente sulle noci brasiliane, le possiamo mettere anche asciutte per 5-6 giorni a bagno. Vieni con me, che ti faccio vedere come ha lavorato la tua mogliettina.» Nella stanza da letto c'era odore di canfora. Secondo le istruzioni della Casa Felice, ho lucidato i letti con l'olio di canfora. Ho notato che i letti bianchi di legno di acero sono diventati neri dopo questo trattamento. «Ma come? Sono neri!» ho obiettato. «Non importa!» ha risposto dolcemente. «Né la Casa Felice c'è la rubrica Il parlatorio per le abbonate, dove si può ottenere la risposta a qualsiasi domanda nel campo del lavoro e delle scienze. Domanderò come si può riparare la mobilia annerita. Oggi mi hanno risposto in questa rubrica alla domanda sulle origini di un anello. Te la leggerò. Anello, anello, ha servito molto prima dei vestiti per coprire il corpo umano. Mi sono sentito male e mi sono coricato sul divano. Intanto la mia cara moglie non è rimasta con le mani in grembo. Secondo le istruzioni pubblicate nell'ultimo numero di La Casa Felice, cercò di pulire una ruggine inesistente sul ferro da stiro con la cera e il sale. Bagnò le mie scarpe asciutte nel petrolio per ammorbidirle. Si versò l'inchiostro sulle mani per poterle pulire poi con il succo dell'uva matura e cercò del vino rosso per provare se veramente le macchie di vino rosso spariscono dalla biancheria quando questa si mette a bagno nel latte acido e poi si lava. Finalmente la domestica portò il vino rosso e la mia cara instancabile mogliettina lo versò sulla mia camicia bianca e poi la mise a bagno nel latte acido. Poi mise a bollire gli spazzolini da denti, perché tra le istruzioni c'era anche questa: se fai bollire il nuovo spazzolino da denti, ti durerà di più. Purtroppo è tornata con il solo manico. La parte più importante, le setole, erano cadute nell'acqua bollente. Naturalmente mi ha rimproverato perché compravo gli spazzolini contraffatti. Dopo ha cominciato a manovrare con la sveglia, esattamente secondo le istruzioni della Casa Felice, in cui era spiegato che la sveglia si deve regolare quando l'uovo comincia a bollire e quando suona la sveglia le uova sono già cotte. Così si è divertita per un'ora. Poi ha cominciato a rimproverare perché non avevo portato a casa nessun materiale per poter costruire il cavalletto per le posate, la saliera e simili cose belle, come già hanno fatto alcune elettrici della Casa Felice. Con questo sistema certamente si raggiungerà in casa la completa felicità. «E anche questo voglio applicare», disse, e mi fece vedere un articolo segnato nell'ultimo numero. «Come insegnare a un fumatore a risparmiare?» Mio marito compra i sigari nelle scatole di 100 pezzi. Ogni volta quando compra una tale scatola, inosservata, prendo da ognuna 3-4 sigari e quando cominciano a scarseggiare, me ne aggiungo uno o due di quelli che avevo nascosto. Così la cassettina dei sigari dura molto di più». Naturalmente tutta la serata si è dedicata alla Casa Felice. Ha fabbricato un tagliere per affettare il salame, una cornice di legno per appendere le calze di lana e infine un attaccapanni per una princess. Siccome però non aveva alcuna princess, voleva che gliene comprassi una. Dopo
ha verniciato una cesta per la biancheria con una vernice bianca e l'ha portata vicino al mio vestito nero che la cameriera stava spazzolando. È tutta gioiosa, è tornata da me con la notizia che subito avrebbe scritto alla redazione della Casa Felice per sapere come si fa a mandare via la vernice bianca da un vestito nero. Noi abbonate, mi disse, lavoriamo l'una per l'altra. Ogni proposta è per tutte le lettrici un mezzo insostituibile per fare felice una casa. E noi due dovremmo essere molto felici. Domani vi aiuterei ad addobbare il gabinetto secondo le indicazioni date in questo numero. Incolleremo sulle mura i quadrati bianchi e neri di cartone. Per la notte ho dovuto indossare un gilet, perché nell'articolo La giusta misura di fortificazione c'era scritto che il grande igienista inglese Herbert Spencer dormiva con il gilet. Alle 3 di mattina mi ha destato la sveglia. Dobbiamo alzarci, disse mia moglie. Ho letto che il miglior lavoro intellettuale si svolge di mattina dalle 3 alle 7. La Casa Felice ha bandito un concorso col premio di 300 corone all'abbonata che fornirà la migliore ricetta sul modo di usare i resti dei capponi e delle galline. Aiutami a inventare la ricetta. Alle 6 mi disse che ero un idiota, perché guardavo già da 3 ore nel vuoto. E non mi veniva nulla in mente. Dalle 6 alle 8 mi spiegò che interi volumi del codice penale trattano della miseria morale e dei peggiori delitti degli uomini. Una donna intelligente, dotata di forza morale, non è mai così meschina e miserabile come gli uomini. Eppure l'uomo pretende continuamente il diritto di essere un padrone illimitato, e la povera donna deve sottostare alla sua volontà, sebbene ingiustamente. Per mezz'ora ha parlato, dicendo che sentiva chiaramente come tutta la società commetta un grave peccato, costringendo la donna a tacere e soffrire. Lei avrebbe preferito scegliere la morte anziché una tale vita, ma solo il pensiero dei figli l'aveva trattenuta dal decisivo gesto di liberarsi della vita. Ma tu non hai bambini? È la stessa cosa, e a te non te ne importa niente. Mi ha risposto con decisione, ma voi uomini non sapete far altro che tormentare noi donne. Le donne sono indifese, nessuna legge le protegge e sono completamente abbandonate ai torturatori. Oh, come sarò felice quando tu sarai andato via. Mi dai fastidio. Ho da scegliere dalla casa felice che cosa di straordinario devo cucinare oggi. Mia cara, dissi timidamente, non è necessario qualcosa di straordinario. Basterebbe un cibo semplice. Non mi ha nemmeno risposto. Tutta la mattina avevo le allucinazioni di stranissimi cibi complicati. Imbarazzato sono entrato a mezzogiorno dalla porta della nostra casa. La mogliettina mi ha baciato e con un viso raggiante di felicità mi ha detto vittoriosamente: oggi abbiamo le cotolette di abbacchio. Una imitazione del manzo ripiene di una specie di piccante purè italiana di verdura. L'ho fatto secondo le ricette dell'ultimo numero. Le ricette erano scritte bene, ma il cibo non si poteva mangiare. Avevo messo la mia porzione nel piatto del nostro cane, che l'ha annusata, abbassando la coda e si è nascosta sotto l'armadio, ringhiando. Anche mia moglie si è sentita male e mi ha mandato via perché voleva coricarsi. La sera, quando sono tornato, ho trovato nella stanza da pranzo 3 casse, nello studio 2 e in cucina 1, davanti alla quale mia moglie stava tagliando a pezzi un'altra cassa. Ti sto aspettando, mi disse amabilmente. Nella Casa Felice ho letto che ogni brava massaia può fabbricare da sola un letto per la cameriera. Allora ho venduto al falegname il letto della cameriera e con questi soldi ho comprato le casse e gli arnesi da falegname. Oddio mio! Scrivo queste righe da Salonicco, in Turchia, dove sono fuggito davanti alla Casa Felice, che ha lo scopo di far felice e contenta ogni famiglia. In questa città ero finalmente contento, sebbene proprio allora vi stessero massacrando i cristiani. 6 volte sono faticosamente scappato davanti ai sanguinari maomettani, ma mi è sembrata una delizia in confronto alla necessità di dover assistere da vicino all'attività distruttrice della Casa Felice. 6 settimane ho vissuto in completa beatitudine quando mi è arrivata una lettera di mia moglie. La lettera era molto gentile, limpida. Ella mi scriveva che mentre mi ero recato in Turchia, lei si era resa conto che senza la Casa Felice la sua vita sarebbe stata un deserto.
e mi chiedeva se io sapessi che cosa significa Nurso. Ecco, Nurso era una macchina che cucinava automaticamente per la famiglia e una delle abbonate l'avrebbe ricevuta gratis. Poi si sarebbe fatto a meno per sempre del forno in cucina, perciò lei l'aveva fatto abbattere, perché una volta vinto il Nurso l'avrebbe messo al suo posto. Nurso è più di un semplice forno da cucina. Significa la felicità. Lei già immaginava come io avrei cucinato con questo Nurso e come in possesso di questa macchina saremmo stati completamente felici. Ma la Casa Felice aveva dato subito la notizia della mia improvvisa partenza e la redazione le aveva fatto mandare per solidarietà 20 semi diversi di verdura e 20 di fiori, consigliandone anche di comprare la divertente e istruttiva rivista Il quadrifoglio di Shimacek. La lettera era scritta con molta tenerezza e nella seconda parte mia moglie mi pregava di cercare di mandarle la ricetta per la preparazione di un vero pilaf turco che lei avrebbe fatto pubblicare nella Casa Felice per rendere felici anche le altre abbonate. Questa era la prima. Con la seconda mi esortava a trovare un menù turco per 365 giorni dell'anno per una modesta famiglia turca. Poi manifestava il desiderio di trovare gli scampoli delle stoffe turche perché ne voleva fare stracci per pulire gli specchi, secondo le istruzioni date nell'ultimo numero della Casa Felice. La quarta e ultima preghiera ispirava quella semplicità che mi aveva spinto fino in Turchia. Mi domandava se potevo tentare, attraverso il console austro-ungarico in Salonicco, di ottenere l'autorizzazione del governo turco per la stampa di una rivista simile a La Casa Felice per le donne turche. Lei stessa avrebbe tentato di mettersi direttamente in comunicazione col consolato, nella speranza di ottenere un grande successo. La lettera finiva con la notizia che, secondo le istruzioni della rivista, ella aveva fatto un uso molto pratico del nuovo vestito estivo che io avevo indossato solo 2 volte. L'aveva scucito, tagliato, ricavandone 3 paia di pantaloni per bambini, che poi aveva mandato alla redazione della Casa Felice, con la preghiera di regalarli a quel bravo bambino che sarebbe riuscito a costringere il padre ad abbonare la mamma alla Casa Felice. Alla fine c'erano i versi. Oh, felice casa, prendici sotto la tua protezione. Come la madre il bambino sempre tiene tra le sue braccia. Sì, la felice casa e l'amore. Dopo aver letto la lettera, ho pianto a lungo nella notte. Dopo 15 giorni mi hanno chiamato al consolato austriaco. Il console, un signore molto simpatico, mi ha fatto vedere una petizione pervenutagli firmata da 150 lettrici della Casa Felice, dove si chiedeva al governo turco di non impedire alle donne turche la lettura di questa rivista. Poi è arrivata. Come campione, mi disse molto triste, una annata della Casa Felice. La mia signora, la cuoca di Boemia, e questa ha cominciato a leggere avanti ieri la rivista. E oggi è completamente rimbecillita. Venga a vedere con me che cosa sta combinando. Siamo andati a casa sua. L'ingresso della cucina era adorno di rose e nella ghirlanda su un cartello si leggevano queste parole: La Casa Felice porta la felicità ai consolati. In mezzo alle molte casse stava seduta la mia compaesana che voleva anche qui fondare la felicità e stava spaccando una panca. Shh, disse posando il dito sulle labbra. Piano, se non volete fare arrabbiare la Casa Felice che sta lavorando. Di queste casse farò come vuole la Casa Felice dei mobili moderni per la cucina. Volete vedere la mia terra? Mi fece vedere un mucchio di terra nell'angolo. Secondo la Casa Felice, farò per questa casa le pentole ed altri arnesi da cucina. Mi ha preso per mano e, fulminandomi con gli occhi scintillanti, esclamò: E dica, poi saremo felici, molto felici! E continuando a tenermi per mano, quella povera anima buona mi recitava: Voi volete che sia assicurata la vostra eterna felicità? Che non sia mai delusa? Che invece cresca sempre più nel futuro e che il bagliore della felicità non vi abbandoni mai? Abbonatevi alla Casa Felice! Sono scappato e il giorno dopo, appena mi sono svegliato, ho trovato dietro la porta la mia compaesana. Si trascinava dietro un pezzo d'albero. Vi porto questo legno, mi disse. Ne potete fare un attaccapanni, come scritto nel numero 16 della Casa Felice.
Comprate un attaccapanni da qualche negozio e secondo questo confezionatene un altro da solo e il primo lo rivenderete al negoziante oppure ne farete eleganti sostegni ai piedi degli armadi. In quel momento maturò in me la decisione di avvelenare tutta la redazione della Casa Felice e con l'Oriente Express sono tornato lo stesso giorno a Praga. Quando tornai da Salonicco a casa, ebbi una grande sorpresa. Il salotto era completamente senza la mobilia. Mia moglie, durante la mia assenza, aveva venduto tutta quella nostra bella mobilia nera. Con il viso raggiante, mi fece vedere diversi dipinti sul muro, con i quali aveva sostituito con molto gusto, come lei sosteneva, i singoli pezzi di mobili. Con molta cura aveva cercato di dipingere fedelmente il grande trumeau e anche il pianoforte, ed io, davvero rapito davanti a queste immagini, mi dovetti sedere per terra. Secondo la Casa Felice, dobbiamo ben adornare il nostro appartamento, disse con voce ferma. Dimmi se questa tavola dipinta non sembra più bella di quella vera. Cadere stupefatto da qualche sedia mi era impossibile, perciò mi sono semplicemente sdraiato sul pavimento. Cara, perché hai venduto la mobilia? Forse era scritto pure nella Casa Felice che il salottino doveva essere sfornito. Stupidino, disse, l'ho venduto solo perché potessimo essere molto felici, per avere i nostri stuzzicadenti, sai, stuzzicadenti di nostra produzione. Ho letto nella Casa Felice che una brava massaia per risparmiare deve fabbricarseli da sé. Simili stuzzicadenti fatti dalla propria mano rendono il marito felice e contento dopo ogni pranzo, e da essi emana una vera soddisfazione familiare, come vuole la Casa Felice. Con gli stuzzicadenti di propria fabbricazione, la casa degli sposini si riempie di luce e di pace sorridente, che nobilita le anime. Allora mi sono rivolta alla redazione della Casa Felice per chiedere il modo di fabbricare in casa gli stuzzicadenti. Mi hanno risposto di comprare la pubblicazione della rivista Officina Casalinga. Ne ho comprato subito due annate, perché secondo la Casa Felice non si debbono acquistare i libri in un solo esemplare. Per non offendere il lavoro spirituale. Anche i semplici fiammiferi, mio stupidino, li compriamo sempre a pacchetti. Nella officina casalinga ho trovato l'istruzione che la fabbricazione degli stuzzicadenti è spiegata in un'altra pubblicazione della Casa Felice, cioè nel saccente casalingo, e questo è costato 30 corone. Nel saccente casalingo ho trovato che gli stuzzicadenti sono di solito fatti di legno, e che il modo di fabbricarli è descritto in una delle precedenti annate del quadrifoglio di Szymaszek. Allora comprai varie annate di questa pubblicazione, dove lesse che gli stuzzicadenti si possono fabbricare a casa con l'aiuto di una macchina brevettata, acquistabile dalla ditta Kötlikon Frères a Lucerna, in Svizzera, e che si possono ritagliare anche con un semplice coltello. Secondo le informazioni della Casa Felice, so che la fabbricazione con la macchina viene a costare di meno, perciò mi sono ordinata la macchina. Costava 480 franchi. Dove prendere tutti questi soldi? Ho venduto la mobilia del salotto e la tua biblioteca perché mi occorrevano tanti soldi per comprare il legno di tiglio e il motore d'acqua per spingere la macchina. Dalla Casa Felice ho appreso che conviene fare acquisti all'ingrosso, perciò mi sono data da fare e ho comprato a Sumava due tigli centenari. Li ho fatti abbattere, tagliare e portare a Praga. E adesso, ascolta. Fin oggi ho fabbricato 8 milioni di stuzzicadenti che ho conservati nella cantina e in un magazzino affittato nel palazzo accanto a prezzo d'occasione. 2 milioni di stecchini li ho regalati alla Casa Felice per quella abbonata che manderà la migliore ricetta per le frittelle fatte di patate. E noi abbiamo ora a casa 6 milioni di stuzzicadenti. È vero che saremo felici, tanto felici, e tu starai contento a casa e non mi scapperai più in Turchia. Ero talmente felice che sono svenuto. Mi sono svegliato nella botte del Sauerkraut. Quando ne sono uscito, la mia cara premurosa moglie mi ha detto che una volta era scritto nella Casa Felice che i vapori del Sauerkraut combattono lo svenimento. Perciò è scesa a comprare la botte vuota del Sauerkraut. Che faremo ora con la botte? Ho domandato. La botte la mettiamo nella farmacia casalinga, o ancora meglio, andrò a vedere in qualche annata passata della Casa Felice. Torno subito. È tornata e mi ha detto:
Una brava massaia sa fare un miracolo anche della botte del Sauerkraut. Basta un po' di diligenza e con un giro della mano si fabbrica una carrozzina per bambini. Ho dovuto infilare la testa nella botte per un altro po'. Per la carrozzina dei bambini è data ancora di più una botte di petrolio, ha detto mia moglie, perché non vi si trattengono le cimici. Vedi, noi dobbiamo avere allora i bambini. Abbiamo dunque fatto come voleva la casa felice. Così abbiamo passato il tempo fino alla sera, quando la mia mogliettina mi ha portato nella sala da pranzo e mi ha servito una mezza salsiccia con un pezzettino di pane da 0,2 centesimi. Nella rivista c'è scritto che prima di andare a letto si deve mangiare pochissimo e dopo la cena fare la passeggiata, oppure ancora meglio, compiere una scalata in montagna. Se però una persona non ha la possibilità di arrampicarvisi dopo una cena frugale, basta che salga su una scala casalinga. Mi ha lasciato in cucina. Lì c'era attaccata al soffitto una scala robusta. Questa scala l'aveva fabbricata da sola, secondo le istruzioni della Casa Felice. Ho comprato all'asta quattro vecchi armadi e ne ho fatto una scala. I suoi occhi brillavano di felicità. Abbiamo anche i pesi da sollevare, per non doverli comprare, perché una massaia economa non ama buttare i soldi per le cose che può fabbricare da sola. Li ho fusi dalle tue vecchie brocche di stagno ereditate dalla nonna. Ho sentito male allo stomaco e sono dovuto scappare al gabinetto, dove sono rimasto sorpreso della sua magnifica decorazione. La mano di mia moglie lo aveva arredato secondo lo slogan «Addobbate i vostri appartamenti in modo veramente magnifico, bello e armonioso». Il muro di dietro era istoriato da questa bellissima poesia. La fortuna in amore s'avvicina all'anima, piano piano, lentamente. L'uomo beato sente il paradiso e il suo labbro sussurra la preghiera. O incantesimo caro della casa, ti difenda l'amore e benedica da tutti i più terribili uragani. Sorveglia, amore, questa nostra soglia, che il malanno non venga a valicarla. Fa che la nostra casa sia felice e la nostra esistenza gaia e beata. Mia moglie è venuta a cercarmi anche nel gabinetto, in questo tempio dell'arte, adornato con un tappeto persiano rimasto dal salotto svenduto. No, questo non era più il gabinetto, era la felice casa nel vero senso della parola. Era una sede ideale dell'uomo felice che vi poteva trovare la serenità e coltivare il suo gusto estetico. Guarnite i vostri gabinetti, disse mia moglie, così. Era scritto nel numero precedente ed è la casa felice, poiché l'uomo vi passa la sedicesima parte della sua vita. Secondo la casa felice, se l'uomo raggiunge l'età di 80 anni, sta seduto per 5 anni nel gabinetto, e questi 5 anni dovrebbe passarli in un buco qualsiasi e trascurato, rovinandosi così il buon gusto. Il gabinetto deve essere un angolino ben arredato, da cui emani quella felicità vera, casalinga, come vuole la casa felice. Non dovete meravigliarvi allora se ho passato tutta la notte in questo locale così ben messo. Il sole mattutino mi ha trovato ancora in quest'angolino idilliaco. Filtrando attraverso la finestra incollata da quadri di carta variopinta che vi facevano arrivare bagliori di luce in strisce colorate come in una cattedrale gotica. Il sole si è posato con i suoi raggi proprio sulla parete interna del gabinetto, dove era appeso il decalogo dei consigli della casa felice per la felicità del matrimonio. Per me è cominciata una nuova giornata con nuovi tormenti, una giornata piena di disperazione. Era proprio lunedì e potevo esclamare disperato. Questa settimana comincia bene, come per quel misero ladrone impiccato di lunedì. E infatti ho davvero esclamato così quando ho abbandonato verso le 7 il mio rifugio. E sulla tavola nella stanza da pranzo ho trovato invece della colazione un bel pezzo di ghiaccio e mia moglie, ugualmente energica come il giorno prima. Davanti a lei, naturalmente, era aperta la rivista, la casa felice. Senza alcun saluto mi disse: ora inghiottiremo pezzetti di ghiaccio a stomaco vuoto, perché questo è l'unico mezzo per conservare la mente fresca per tutto il giorno. Leggi! Sulla pagina aperta della rivista c'era l'articolo «Perché le donne eschimesi non piangono mai?» «Perché, mio stupidino, inghiottono ogni mattina un pezzo di ghiaccio?»
Se ti leggi tutto l'articolo, vedrai come la donna eschimese viva contenta in confronto a noi. Lei sa che ha sposato un uomo e non un superuomo, e subito dopo le nozze respinge qualsiasi pensiero che avrebbe potuto sposare un uomo migliore. Per amore verso il marito cerca di vincere tutti i suoi difetti e non tenta di persuaderlo con le lacrime, bensì con ragionamento, e mai dà modo a suo marito di diventare un padrone concedendogli troppo. Che belle parole! Magari le donne da noi in Boemia capissero finalmente che hanno anche il diritto di lavorare accanto all'uomo che non diventerà mai il loro padrone. Purtroppo noi donne siamo ancora troppo arrendevoli. Siamo povere vittime. La nostra sorte è la triste sorte degli schiavi e questo è colpa della nostra troppa indulgenza. Ma io da oggi non defletterò minimamente dalla mia opinione e non mi farò sopraffare né limitare da te in nessun caso. La povera vittima mi ha infilato in bocca un pezzo di ghiaccio nel modo in cui si infilano i pezzi di cibo in gola alle oche. E manco poco che non mi strozzassi. Poi se ne andò in cucina e tornò con una scodella di patate crude affettate, cosparse di sale e strofinate con aglio, e con un decotto nella teiera. Mi ha versato nella tazza un fumante strano liquido, dicendo: Ora verrà il tè della casa felice, preparato secondo la mia ricetta. Ha ottenuto il primo premio mentre tu eri assente. Una elegante bilancia da cucina. Così ora ne abbiamo due. Questo tè ha destato una viva sensazione e lo bevono dappertutto, dovunque si vogliono risparmiare i soldi per la colazione. Forse in ogni famiglia hanno dietro le finestre le fucsie, perciò il tè è fatto con le loro foglie secche ed è il semplice fieno che ognuno può prendere dal carro quando passa per la strada per far colazione senza spender nulla. Per migliorarne il sapore si aggiungono a questa specie di tè il timo e le foglie di alloro, la cannella, il chiodo di garofano e per risparmiare il posto dello zucchero, la melassa. È una pozione molto nutriente e fa bene alla circolazione del sangue. Il suo sapore si può migliorare anche con le foglie di edera o ancora meglio con il fiore delle magnolie. Per il colore si aggiunge una buccia di cipolla e per chi soffre di cattivo alito anche un po' di cumino. Chi soffre poi di insonnia lo fa bollire con i piccioni delle ciliegie. È un tè universale e certamente ti piacerà. Infatti mi è piaciuto. Ma così come può sentirsi soddisfatto chi è caduto con la bocca nello scolo del concime? Che cosa sono queste fettine di patate crude? Domandai appena mi riebbi. Ma le devo mettere sulla pancia come le fette di remolaccio? Si mise a ridere. Stupidino! Le mangeremo! Ho letto nell'annata scorsa che le mangiano i negri all'isola Haiti per colazione. Per essere allegri? Ma no, tu sei terribilmente stupido. Per non ammalarsi di malaria e per sopportare meglio i tormenti del clima. Perché anch'io potessi sopportarli, ho mangiato una fettina. E ne ho sentito un'ondata di terribile calore e subito dopo un tal freddo che cominciai a tremare come un cane caduto sotto il ghiaccio d'inverno. Ti do un po' di liquore della casa felice, disse mia moglie, notando che avevo un aspetto così stupido come il più patentato cretino del mondo. Prima di farmi bere mi ha spiegato che questo liquore lo preparava ogni brava massaia a casa da sola. Si prende la centaurea, si fa bollire nel caffè, il decotto si fa passare attraverso foglie di lavanda e funghi secchi. Tutto si fa bollire per un'ora circa. E per ogni litro si aggiunge un grammo d'acqua distillata. In tutto vi si spremono 8 limoni. Un litro del decotto si mischia con un litro di rum e si aggiunge un pizzico di sale. Me ne ha versato un bicchierino e appena l'ho inghiottito con gli occhi chiusi, ho sentito che il mio stomaco voleva saltare fino al soffitto. Non intendevo tradire un amico così fedele abbandonandolo. Perciò saltai con lui e rimasi imprigionato nel tramezzo che divideva la stanza da pranzo dalla cucina. La mia buona, energica mogliettina non si è persa d'animo. È corsa in cucina per poter parlare meglio con me, perché una metà del mio corpo, con la testa, era in cucina e solo la mia parte posteriore guardava ironicamente la bottiglia del liquore, la casa felice, nella stanza da pranzo. La brava donna si è rivelata subito un'eccellente e premurosa massaia. Prima di tutto mi ha domandato se mi si erano rotte le bretelle. Ho risposto di non saperlo.
mi ha assicurato che se si erano rotte me ne avrebbe fatto un altro paio ritagliandole dal mio gilet colorato, o ancora meglio da un tappeto, così sarebbero state più forti. Poi ha sfogliato il saccente familiare finché non ha trovato la voce tramezzo. Tutti e due ci siamo compiaciuti che la riparazione di esso non avrebbe richiesto grandi spese, ma della situazione in cui ero venuto a trovarmi io non si parlava né nel saccente familiare né nella casa felice. C'era scritto solo che non si debbono battere grossi chiodi nelle sottili pareti del tramezzo. Appena ha letto questa frase, ha cominciato a rimproverarmi terribilmente. Ma questo non cambiava per nulla la mia situazione, e lei finalmente cominciò a riflettere su come liberarmi. Disse di comprendere il grande valore della vita in comune. Che razza di vita sarebbe stata la nostra se io avessi continuato a rimanere infilato nel tramezzo? Lei voleva vivere consapevolmente i sereni giorni della felicità, che anche per me avrebbero avuto senso nelle giornate tetre e infelici. D'improvviso ha cominciato a recitare. Renditi chiaramente conto dei diritti e obblighi che hai verso te stesso, verso la famiglia e il mondo. Vivi secondo la tua migliore convinzione. Preparati bene. Mi sono sentito mancare. Ci voleva solo questo. Preparati alla maternità, sia dal lato fisiologico, sia da quello educativo. Vedi la massima felicità nei tuoi bambini ed educali così, che siano migliori e più perfetti di te stesso. Poi ha dichiarato che andava a vestirsi per rintracciare il proprietario della casa e parlare con suo padre se non voleva comprarla, tentando poi di persuaderlo ad abbatterla per potermi liberare. Aveva anche un altro progetto: ottenere dalla polizia il permesso di acquistare la dinamite e di farmi saltare in aria. Ne aveva uno migliore dell'altro. Alla fine dichiarò che sarebbe andata alla redazione della Casa Felice a chiedere un consiglio. Si è vestita e se n'è andata. Per me era un momento brutto e diventava sempre più brutto in quanto la sua assenza si prolungava per ore. Per fortuna nel mio intestino cominciava a fare effetto il tè della casa felice e quella fetta di patata con aglio e forse anche quel liquore. Veramente dovrei vergognarmi di scriverne, ma ancora oggi ne provo un tale piacere che debbo parlarne. Per scusarmi, ho da dire che ero completamente solo a casa, perciò non ho peccato contro il Galateo, e anche se mi sono comportato in maniera indecente, almeno questo è servito a liberarmi da una situazione sgradevole. Non si crederebbe che una piccola detonazione potesse bastare a far crollare il tramezzo. Da parte mia non era bello quel che avevo fatto, ma dopo questa detonazione, non più grande di quella di un mortaio piccolo, il muro cedette ed io precipitai con esso. Ero libero e sono corso nella stanza da pranzo ad aprire la finestra. Guardando fuori, ho visto arrivare mia moglie che, appena si è accorta di me, ha fatto una smorfia. Quando è venuta su, mi ha detto che non era piacevole da parte mia essermi liberato, perché era riuscita a far bandire nella Casa Felice un'inchiesta sul modo di come levare gli oggetti infilati nel tramezzo. E avevano detto che il caso era molto interessante e l'inchiesta prometteva bene. Naturalmente a loro non aveva rivelato che nel tramezzo mi trovavo io, ma che per puro caso c'era andata a sbattere sua suocera, la quale si trovava da noi in visita. Allora in redazione le avevano consigliato di cercare, anche a costo di sacrifici, di mantenere la pace e l'accordo con i parenti di suo marito. Specialmente doveva stimare e amare la madre di lui, che glielo aveva educato e amato prima di lei. Se ella si trovava infilata nel tramezzo, doveva con la massima cura e con l'aiuto dei pompieri tirarla fuori dal muro. Continuava a parlare, dicendo che non aveva nominato me perché avrebbero potuto pensare che io l'avessi fatto in uno stato di ubriachezza. Si sedette al tavolo e cominciò a lamentarsi che era infelice perché aveva per marito un ubriacone e che era andato a finire nel tramezzo, che non avrei potuto farlo se avessi avuto la mente sgombra. Che ero un matto irresponsabile e che lei avrebbe dovuto, prima del matrimonio, indagare di più sul mio carattere per affezionarmisi per la mia anima, non solo per la mia apparenza fisica. Avrebbe dovuto allora esaminare meglio la propria coscienza per capire se mi volesse davvero tanto bene da poter sopportare con me anche i momenti difficili della vita, e avrebbe dovuto ritirarsi in tempo, perché ora le sembrava che io fossi un gran mascalzone. Ora sentiva di aver perduto tutta la sua stima per me,
Perché era molto comico. L'amore senza stima ha una breve durata. E lei ora se ne accorgeva perché io ero una figura bislacca, che per puro capriccio teneva la testa in cucina e i piedi nella stanza da pranzo. Essa è messa a ridere. Poi ha cominciato a lamentarsi. Decisamente non avrebbe dovuto sposarsi con troppi ideali e speranze, perché le erano toccate amare delusioni. Se almeno quel miserabile che ero io le avesse chiesto perdono. Ma io me ne stavo davanti a lei come un tronco d'albero, anzi, quel tronco aveva un aspetto migliore del mio. Sembrava proprio un pezzo di legno. E si immaginava che saremmo stati felici, molto felici, che lo spirito della casa felice ci avrebbe tenuto con la sua magia in un continuo abbraccio amoroso. A molta, molta gente la casa felice aveva dato la felicità. Molti aveva aiutato nelle difficili circostanze della vita quotidiana, ma non dovevano essere evidentemente così grulli come me. La casa felice porgeva ad ogni saggio marito consigli e aiuti. E sperava che questa rivista sarebbe diventata mia amica e consigliera, consolazione e compagna divertente, e io invece stavo lì come uno zoticone. Non aveva forse appreso che per suo merito, proprio ora la Casa Felice aveva annunziato un'inchiesta sul modo come levare gli oggetti infilati nel tramezzo? Perché non prendevo la penna per descrivere come ero uscito dal tramezzo? Perché migliaia e migliaia di lettori potessero sapere come comportarsi in casi simili? Mi sono deciso a scrivere alla Casa Felice sul modo come avevo agito, firmando col nome di mia moglie. Pensavo che nella redazione fossero molto felici. E che solo questo mancasse alla completa felicità della casa felice. Dopo tutto quello che avevo vissuto, mutai la mia intenzione turca di avvelenare tutta la redazione della rivista con l'aiuto di pillole. Avevo intenzione di mandarle, insieme con la lettera, comunicando che avevo inventato delle pillole aromatiche per la casa felice, con la preghiera di volerne accertare l'efficacia, perché ero disposto a spedirne ad ogni abbonata una scatola gratis, per fare propaganda al mio prodotto. Questa maniera di distruggere il nemico mi era sembrata molto risolutiva. Mancava però quella cosa fondamentale per cui ognuno prova piacere nel vendicarsi. Non so se voi capite il piacere che si prova sparando su qualcuno. Voi naturalmente non siete stati così crudelmente perseguitati, ma per me solo il pensiero di come li avrei massacrati tutti era una soddisfazione indescrivibile. Perciò alla fine ritenni che sarebbe stato meglio sparare su tutta la redazione. Per la colazione ho avuto la purée della Casa Felice, fatta di crusca di segala cotta, e questo mi è bastato per riflettere se non avrei dovuto mettere il veleno nei proiettili. Sono uscito di casa con questa onesta intenzione e ho comprato una semplice rivoltella e 100 pallottole. Volevo ridurre quella gente istruita a polpette. Ho trovato subito la casa dove volevo fare questo massacro e con grande soddisfazione ho appreso che la redattrice capo era presente. Dico con grande soddisfazione perché appena ho avuto la rivoltella in tasca mi sono sentito molto felice. Se tutti gli assassini fossero così pieni di gioia come me, sarebbe veramente una gioia vivere. Fischiettavo allegramente. E mi sono fermato nel ristorante da Gesù Bambino per mangiare uno spezzatino alla paprika e bere un bicchiere di birra. Non mi è venuto in mente che forse tutto il resto della vita lo avrei passato in prigione mangiando una brodaglia. Era persuaso che la giuria mi avrebbe assolto se tra i giudici ve ne fosse stato almeno uno la cui moglie era abbonata alla Casa Felice. Mi avrebbe confermato ai suoi colleghi le sofferenze che io avrei descritto. Mi ricordo che era una giornata bellissima, chiara e allegra, proprio fatta apposta per commettere omicidi allegramente. Ho anche incontrato un carro carico di fieno e questo fu per me un segno propizio, che avrei abbattuto tutti in ordine e che nulla mi avrebbe ostacolato nell'impresa. Mi sono fatto annunciare alla redattrice e con viso sorridente sono entrato nella redazione. Quella che doveva essere la mia prima vittima era una signora di aspetto molto energico. Appena l'ho vista, ho capito che doveva essere stata lei a inventare che dalla botte di petrolio si potesse ricavare con un colpo di mano una carrozzina per bambini. Mi ha ricevuto con tale serietà da far pensare che avesse partorito perlomeno i più celebri uomini
che siano mai venuti al mondo. La sua voce ricordava un appassionato predicatore che fa le prediche contro i formicatori. Le ho detto di essere il marito di Adele Tomasi. Lei si è alzata e con serietà mi ha dato la mano che ho stretto con cordialità e ha cominciato. Voi siete sicuramente, mi disse, uno dei più felici mariti, perché vostra moglie, la nostra Adele, che noi chiamiamo Vera Podolcevskaya Bochkova Kruczmoskova, voi saprete che questo è il suo pseudonimo. È la nostra migliore amica. In ogni numero i lettori della Casa Felice trovano molti suoi consigli, specialmente per la cucina, per la vita familiare. Ha già fondato anche una dotazione per le povere abbonate della Casa Felice. E come voi certamente sapete, nei prossimi giorni sarà venduta la vostra camera da pranzo a loro beneficio. Lei lavora solo per la Casa Felice. E questo le dà in compenso le istruzioni su tutto il modo di comportarsi nelle più difficili situazioni della vita che molto spesso schiaccia un essere umano con mano pesante guidata dalla sorte. Non le sparo addosso ancora, pensai. Aspetto che finisca di parlare. Sedetevi, uomo felice, mi ha esortato, e io mi sono avvicinato con la sedia per poter mirare bene quella sua maledetta bocca. Voi dovete essere sicuramente molto felici insieme, e lei ad ogni visita ci racconta come pian piano, secondo le istruzioni della Casa Felice, costruisca per voi due un bel nido intimo, decorato dalle sue mani. Oh, quelle sue mani d'oro! E lei, tutta è così cara e intelligente, perché ha capito che deve essere una compagna energica e attenta, piacevole e divertente per suo marito. E come lei sostiene, anch'io vedo. Voi cercate di avvicinarvi a vostra moglie con la vostra istruzione e vi interessate al suo lavoro e al suo divertimento. Nella vita familiare voi vedete certamente la ragione della contentezza. Le visite, i teatri, i concerti, i divertimenti servono al temporaneo refrigerio della vostra anima. Cercate di curare la vostra persona insieme con l'anima. Non dite, per la donna tutto va bene, bensì, per una donna che tanto si cura di voi, solo le cose migliori. Cercate di nascondere davanti a lei la vostra goffaggine e ricordate che vostra moglie non ama la vostra eloquenza. Restate fedeli tutta la vita a lei e fate che lei veda in voi il suo migliore amico. Non ha più nulla da dirmi, gentile signora? Le domandai stringendo in tasca la rivoltella. Ancora molte cose mi stanno a cuore. Voi potete, uomo felice, aiutare anche la casa felice, diventare il suo propagatore, sempre e dappertutto. Ricordatevi sempre, in ogni occasione, della nostra rivista che ha fatto di voi un uomo così felice. Diventate il nostro primo difensore e chiedete in tutti i caffè e ristoranti la casa felice, perché il fascino della felicità, di cui voi così pienamente godete, si diffonda su tutte le anime di Boemia. Ho tirato dalla tasca la rivoltella e ho detto: Gentile signora, ecco, vede la rivoltella. Lei la chiappò subito come se le avessi porto l'abbonamento e chissà com'è successo. La rivoltella si trovò nella sua mano e lei disse: Ah, questo deve essere quell'oggetto di valore del quale ha parlato recentemente la vostra cara moglie, dicendo che lo avrebbe mandato come secondo premio per la nostra inchiesta in preparazione. Un pranzo per una famiglia di 5 persone a prezzo di 16 centesimi. Ha messo la rivoltella nel cassetto, chiudendo la chiave. Poi mi ha preso per mano e mi ha condotto nella camera accanto, dove mi ha presentato alle altre redattrici. Non so che cosa hanno fatto con me. Mi ricordo solo di essere svenuto per 3 volte, quando mi hanno spiegato come mi dovevo annodare le cravatte e che le dovevo ritagliare dal lembo delle sottane, per essere molto felice. Penso di essere svenuto anche perché mi hanno confidato certe sorprese che si preparavano ad apprestare alle lettrici della rivista. Per esempio la ricetta per una bevanda molto nutriente ricavata dai trucioli. Doveva farsi bollire con la panna acida e berla molto calda. Era utilissimo rimedio contro i raffreddori e il vaiolo, ma la si poteva bere anche senza avere il raffreddore o il vaiolo. Dai resti della carta assorbente masticati fino a trasformarli in purè si possono fare i gemelli per i polsini. La lepre si poteva conservare nell'alcol denaturato per anni interi e poi usarla a pezzettini per accendere il fuoco. I maggiolini secchi macinati a farina erano un preparato molto costoso per un purè ricostituente da dare ai bambini e agli adulti.
Se invece a questa farina si aggiungeva un po' di cenere, diventava il miglior mezzo per la pulizia dei coltelli e delle forchette arrugginite. Poi mi hanno spinto davanti alla macchina automatica per cucinare un orso e mi hanno fatto la fotografia. Questa sarà pubblicata nel prossimo numero, mi hanno detto, sotto il titolo La casa felice e il Nurso mi hanno reso contento e felice. Poi mi hanno lasciato andare. E io mi ricordo solo che mi ronzavano negli orecchi vorticosamente queste parole. La spesa, la casa, la cucina, l'officina casalinga, il Natale, la casa intima, la villetta familiare, il giardinetto casalingo, per la nostra figliolanza, dalla vita per la vita. In tasca mi sono trovato, invece della rivoltella, una spilla per abbottonare la gonna con la scritta La casa felice e qualche ditale col motto La casa felice rende ogni ditale felice. Ecco, vedete, non ho ammazzato nessuno, ma i miei capelli sono diventati bianchi come la neve. Una profonda malinconia si è impossessata di me. E al posto dell'uomo giovane è tornato a casa un individuo abbruttito, spiritualmente e fisicamente. I primi 2 giorni, dopo la visita nella redazione della Casa Felice, ero molto indifferente verso tutto. Spesso mi sono trovato a infilarmi, distratto, il ditale sul dito e picchiarmi con esso sulla fronte per 3 ore di seguito, guardando nel vuoto. Il terzo giorno ho pregato mia moglie di fare dal mio cappotto nero una coperta pratica per la credenza e me ne sono andato via di casa. D'improvviso avevo la testa piena di strani pensieri e qualcosa mi spingeva a confidarmi con qualcuno, magari con i passanti, e far conoscere loro i miei pensieri segreti. E invano cercai di frenare questo mio impulso, e quando sono arrivato giù alla piazza di San Venceslao non ho potuto resistere e ho detto a una signora che stava guardando i fiori artificiali dietro la vetrina: Gentile signora, prenda un pezzo di legno e 4 scatole di sigari, li inchiodi insieme e avrà un divano. L'ho salutato e me ne sono andato via. All'inizio della via Ovokna ho fermato un signore. Farà bene se comincia a fabbricarsi da solo i fiammiferi. A questo scopo spacchi a piccole assicelle una cassettina, compri lo zolfo, lo sciolga, immerga nella soluzione i legnetti. E quando si saranno raffreddati, li immerga nel fosforo. Il fosforo lo troverà in ogni drogheria presentando un certificato che autorizza a comprare i veleni crittogamici. Intanto la saluto. Mi sono voltato e ho proseguito per la mia strada. Intanto già mi seguiva una piccola folla che era man mano cresciuta. Quando mi sono rivolto ad essa nella via Haverska con queste parole: Se volete essere felici, dovete consumare tutti i resti dei capponi per risparmiare. Comprate i tartufi e dei resti preparate una pastetta. Con i soldi risparmiati comprate il parapioggia, da cui potete ricavare a un buon prezzo eleganti cravatte. Dai fili di ferro fate dei cestini per il pane. Se legate le piume di cappone sul bastone del parapioggia, otterrete un piumino per la mobilia e sarete felici. Omaggi. La folla aumentava ancora. E mi seguiva fino alla piazza della vecchia città, dove mi ha fermato un vigile. Signor padre, ho detto al vigile, strappate ogni anno 3 o 4 piume dal vostro pennacchio e fra 5 anni vostra moglie avrà una bella guarnizione per il suo cappello d'inverno. A casa potete anche fabbricarvi dalla sciabola una grattugia per i crauti e dalla custodia della rivoltella un elegante portasigarette. Ma naturalmente farò tutto questo. Venga con me, disse. Bisogna che lei si prenda una vacanza. Al commissariato mi sono venute tante idee pratiche. Signor commissario, lei deve comprare una casa felice e trasformare il suo ufficio in un nido accogliente. I vigili possono da soli fabbricare i tavolacci. Spaccate le scrivanie, vedrete che ci riuscirete. E quando arrestate qualcuno, dategli la sega e il compensato, perché gli tagli una zuccheriera da offrire alla moglie per Natale. Guarnite i vostri gabinetti e appendetevi le ghirlande. Vedrete che sarete tanto contenti.
e che la felicità familiare tornerà anche nel più remoto angolo del commissariato. Quando il medico di polizia ha accertato che soffrivo di una grave malinconia, hanno mandato chiamare mia moglie. Mia moglie è arrivata con un pacco di diverse lettere, poiché quello stesso giorno era stata eletta a far parte della commissione per l'inchiesta, come levare gli oggetti infilati nel tramezzo. Non abbia paura, signora, le disse il medico di polizia. Suo marito guarirà presto e la migliore cosa sarà quella di ricoverarlo in un sanatorio. È ammalato di grave malinconia, ma è mentalmente sano, perché sa bene dove sorge e dove tramonta il sole. Sa che esistono quattro punti cardinali e che noi siamo nell'Europa centrale. Così sono tornato a casa con mia moglie. Non ero contrario ad andare in qualche sanatorio, perché sentivo che l'atmosfera in cui vivevo esercitava uno strano effetto su di me. Ho dovuto però prima leggere con mia moglie le lettere arrivate per l'inchiesta. La prima era lunghissima e conteneva il decalogo dei consigli della Casa Felice per gli oggetti infilati nel tramezzo. Trovati una casa dove non ci siano tramezzi. Ricorda che i tramezzi sono sottili. Non chiedere a nessuno di attaccare specchi o quadri sul tramezzo. Non attaccare nulla sul tramezzo, non infilare nulla. Non sarà facile estrarre. Anche a costo di sacrificio, cerca di non danneggiare il tramezzo. Dietro il tramezzo, non litigare con la moglie, se dall'altro lato abitano gli estranei. Per tirar fuori i chiodi, usa la tenaglia. Ricorda che con i chiodi troppo lunghi potresti inchiodare un vicino. Ho cominciato a dare in escandescenze. E ho rotto la stufa. Allora mi hanno portato nel sanatorio del dottor Simsha Akc, mentre urlavo furibondo. Attaccate tutto al muro, ma tutto! Nel sanatorio ho trovato due signori. La loro sorte somigliava alla mia. Il primo aveva la sfortuna di vivere con la sorella, che era abbonata alla Casa Felice. Il secondo aveva la moglie affetta dalla stessa malattia inguaribile, cioè voleva rendere il loro nido accogliente e sorridente, secondo le istruzioni della rivista. Ho avuto l'occasione di osservarli. Evitavano la compagnia degli altri, sussurravano continuamente insieme e quando pensavano di non essere guardati da nessuno, sedevano accovacciati sotto gli alberi nell'angolo del giardino e uno spiegava all'altro: prendi un mucchio di uova, aggiungi un po' di farina, tira bene e spalma sui panini che abbrustolisci e porti caldi in tavola. Spenna la gallina, tagliuzzala per far credere che siano i resti del pranzo e fa una galantina, cuocendo tutto con le spezie e versandovi aceto e gelatina. Poi si prendevano per mano e saltellavano gridando: siamo brave massaie, siamo brave massaie! Ricordo che un giorno mi sono trovato anch'io in loro compagnia e da quel dì ci siamo messi tutti e tre accovacciati a raccontarci le nostre esperienze. Sul modo di lavorare diligentemente a casa per il bene della famiglia, di fare per esempio delle prugne secche una bella cornice per i quadri, incollare delle prugne sul legno della cornice e passarvi sopra una polverina d'oro. Tutto questo è stato pubblicato dopo un po' di tempo nella Casa Felice, perché la nipote del dottor Simsha ci ascoltava di nascosto e anche lei era solita mandare le ricette e le istruzioni a questa rivista, dove tutto con grande piacere veniva stampato. Quei due signori erano matti inguaribili e forse anch'io sarei diventato come loro se non fosse successo un avvenimento che sconvolse talmente i miei nervi da svegliarmi dal mio torpore mentale. Non vedevo mia moglie da un anno e mezzo ed improvviso il dottor Scienza mi ha annunciato che il giorno avanti ella mi aveva reso felice padre. In un primo momento ho sorriso. Poi ho cominciato a contare i mesi e sapete, un matto non si rende subito conto di tutto. Solo dopo una settimana sono giunto alla conclusione che quel bambino non era mio ed improvviso sono rinsavito. Se un uomo diventa d'improvviso padre senza averne merito, certamente è sorpreso e la faccenda, che in un primo momento gli sembrava misteriosa, si chiarisce subito quando egli non possiede la dabbenaggine di quello slovacco che fino alla morte non aveva capito il mistero della nascita di otto figli di sua moglie, mentre lui per 10 anni era stato in America. Anzi,
Aveva persino fatto costruire una cappella per ringraziare Dio per questo miracolo. Io però non ho ringraziato il Dio, bensì ho riflettuto per decidere chi dovevo ringraziare per questa sorpresa. Perciò i miei pensieri presero un'altra direzione e dopo una settimana, rilasciato come guarito, sono andato via dal sanatorio. Giunto a casa trovai mia moglie che dormiva con accanto quel mio figlio spurio. Permettete certamente che io chiami così quel piccolo paffuto bambino con il viso insignificante. Gli ho messo in mano il certificato rilasciatomi dal sanatorio e me ne sono andato nel boudoir di mia moglie per cercare le prove della sua infedeltà. Tutta la mobilia era fabbricata con pezzi di legno tratti da casse e il boudoir era costruito in uno stile così orribile che guardandolo fui assalito da brividi di paura. I capelli mi si rizzarono in testa dall'orrore davanti ai singoli pezzi del suo lavoro. E con un senso di angoscia mi sono seduto su una strana sedia fatta da vecchie pentole di latta. La mia cara mogliettina aveva forse pensato che sarebbe stata tanto più felice quanti più cassetti avrebbe avuto nella mobilia. Li ho contati tutti. Ce n'erano 150 solo nella scrivania, che probabilmente aveva costruito da una dozzina di tavolini da fumo e dalla toilette. La mia ricerca fu per questo molto difficile. Dappertutto c'erano le ricette e le istruzioni. Finalmente ho trovato una cartella segnata con le parole «L'affare di mio marito». Dentro si trovavano i ritagli della casa felice. Nel primo ritaglio si leggeva «Signora Adele Tomsciova». Dalla lettera che ci avete mandato, deduciamo che la malattia di vostro marito è passeggera. Speriamo che abbiate tanta forza spirituale da non soffrirne molto. Vedete, siete molto giovane, avete tutta la vita davanti. Perché dovete tormentarvi per l'incomprensione di qualcuno? Del resto è meglio che sia successo ora che vostro marito è impazzito, che più tardi, dopo alcuni anni di un matrimonio felice. Appena vi siete un po' calmata, scriveteci ancora. Le vostre lettere sono sempre così carine, così sensate, perché sappiamo che ci ascolterete e non sarete più triste. Nella seconda era scritto: Signora Adele Tomsciova, vi consigliamo di prepararvi al compito più sacro che attende ogni donna. Pensate che un giorno diventerete madre, che dovrete diventarlo, e sicuramente vi passeranno tutti i tristi pensieri della solitudine in cui vivete pensando al vostro lontano marito. Mi sono asciugato una lacrima. Ho pensato, allora lei davvero mi voleva bene. Consolatevi con la speranza che anche voi entrerete nella nobile schiera delle madri e che vi dedicherete all'educazione del bambino per farlo diventare un degno membro della società boema. La terza risposta diceva, signora Adele Tomsciova, perché vi lamentate sempre? Lo sapete che avete un consigliere sincero nella casa felice? Scrivete che state diventando malinconica. A una bella signora giovane passa presto la malinconia se diventa madre, poiché nella maternità può trovare il complemento di quella felicità che viene fornita dalla casa felice. Con un bambino in grembo, voi sfoglierete la nostra rivista e la contentezza ritornerà in voi. L'amore materno splenderà con i suoi migliori fiori. Ecco, nella maternità c'è la vostra salvezza e questo sia il vostro slogan. Ho capito. La casa felice voleva che diventasse madre. Allora lei, come obbediente abbonata alla rivista, è diventata davvero. Naturalmente a mia insaputa. Solo vorrei sapere e conoscere chi diavolo mi ha sostituito. La quarta lettera era di breve contenuto. Signora Adele Tomsciova, in seguito alla vostra richiesta, vi mandiamo il nostro distributore. Così si erano trovati insieme il distributore con l'abbonata della casa felice. Non un amante, mia cara moglie, pensavo, come sei coerente in tutto. No, non era un amante, era solo il distributore. Ho pianto di felicità e sono andato a vederla. Stava allattando quel bambino della casa felice e quando mi ha visto ha esclamato in piena innocenza: Mio caro, guarda che bel maschietto abbiamo.
Ha solo un paio di giorni, eppure ha già uno sguardo così acuto. Non me ne ero accorto. Mi sembrava piuttosto che avesse un'espressione estremamente stupida, così avvolto nella coperta. L'ostetrica, che stava seduta vicino al letto, disse: È tutto suo padre, signore, anche il vostro sguardo. Può darsi che anch'io avessi uno sguardo così scemo. La moglie ha ripreso la parola. No, leggi qui. Ho già pensato bene a nostro figlio. No, leggi qui. Ho chiesto un consiglio e ne aveva ricevuto un mucchio. ATDP. Domandate come dovete vestire il bambino piccolo, un maschietto. Al vostro ragazzo starebbe bene un vestito alla marinara, con il collo guarnito, con i calzoncini corti o con i pantaloni lunghi. Anche un abito pratico, cosiddetto sportivo, gli starebbe bene, di una stoffa di lana a mostrino. Questo è molto adatto specialmente per la scuola. Comprategli anche un redingote per uscire, meglio se di stoffa blu liscia. Quando ho finito di leggere, mia moglie ha detto: Vedi come bado a nostro figlio? Leggi ancora. Signora ATDP, il tartaro non si manifesta nei bambini se facciamo bene la pulizia della loro bocca. Farete meglio ad andare subito col bambino dal dentista. Ma se non ha ancora i denti? Non ce li ha ancora? Fammi vedere. Non me ne ero accorta. Allora si è messa a piangere. Perché piangi, cara? Ora leggerai quest'altra lettera. È terribile. La signora ATDP. Scrivete che il vostro ragazzo non parla e si esprime solo con i gesti, mentre dà calci furiosi. Questo può avere diverse ragioni. Per esempio che è sordomuto o soltanto muto, oppure anche epilettico. Decisamente dovete portarlo dal medico. Meglio se è uno specialista che possa consigliarvi eventualmente se dovete metterlo nell'istituto dei sordomuti. La cosa è molto seria e ogni perdita di tempo nociva. Ma se urla, dissi, cercando di consolare mia moglie. Lo sa che urla, singhiozzava lei. Ma anche i sordomuti urlano. Da quel tempo sono assalito da frenetici spasimi di riso. Al bambino abbiamo dato il nome di Felix, e che significa in ceco felice. San Felix era un martire, ma non so se la sua consorte fosse abbonata alla casa felice. 3 giorni prima del battesimo, mia moglie mi ha mandato alla redazione di questa rivista per domandare come si battezzano i bambini e se non fosse arrivata per caso qualche istruzione nuova da parte di qualche lettrice per poterla praticamente utilizzare. C'erano in tutto 47 lettere, la più parte di tono molto progressista. Le istruzioni per le madri giovani sul modo di vestire i neonati per il battesimo, sulle persone da invitare, sul rinfresco da servire dopo il battesimo. Certe massaie premurose suggerivano di non festeggiare il battesimo in maniera troppo vistosa. Per esempio, in marzo si doveva apprestare solo oca farcita o lepre. Altre invece scrivevano che se il battesimo fosse avvenuto d'inverno, si doveva mettere in bocca al neonato, invece del sale da cucina, quello di salmiaco che protegge contro il raffreddore. Tutte le 47 lettere di istruzioni mi furono consegnate nella redazione, insieme con un grande libro illustrato che aveva come titolo La casa felice e i suoi piccoli protettori. Questo libro avrebbe dovuto spogliarlo mio figlio Felix di 3 settimane. Sono andato via dalla redazione molto soddisfatto perché la redattrice si era mostrata lieta di vedermi ormai completamente sano di mente. Per ricompensarla di questo complimento, le ho lasciato una ricetta sul modo di abbrustolire le lenticchie e di ottenere dalle croste di pane bruciacchiate il surrogato della cicoria per il caffè. Quando sono arrivato a casa, mia moglie si è buttata avidamente sulle lettere che le avevo portato. Soprattutto cercava che cosa potesse mangiare il suo Felix di 3 settimane? Finalmente ne trova una così concepita. Egregia redazione. Già da 40 anni insegno come maestra nella scuola media di P. Da tempo desideravo dei bambini, ma la sorte mi ha destinato alla carriera dell'insegnamento, la quale è legata al nubilato. Da parecchio mi dedico anche alla letteratura nel campo dell'educazione dei neonati. Perché ciò mi dà occasione di entrare nelle case dove abbondano questi caricopazzetti. So com'è doloroso per una madre non avere latte sufficiente e
la stimata redazione mi perdonerà certo se parlo così senza pudore e se mi permetto di chiedere all'antica e gloriosa redazione di istituire nella rivista una nuova rubrica, La casa felice ai lattanti. So com'è penosa la sorte di questi neonati, perché negli ultimi tempi sono stata in contatto specialmente con le famiglie che hanno solo dei neonati e sono giunta alla conclusione che il latte materno si può sostituire con successo con le ghiande tostate. Recentemente ho visto svezzare un maialino che si è messo a divorarle con piacere e mi sono resa conto che il decotto di ghiande tostate non è nocivo nemmeno all'uomo, perché ne ho bevuto quattro tazze prima di andare a letto. La mattina mi sono svegliata serena e riposata. Perciò credo che questo decotto debba avere un influsso benefico sull'ossatura del neonato, perché le ghiande contengono, come noto, il tannino che arresta quella malattia maligna detta diarrea. Se il bambino succhiasse il decotto delle ghiande, le madri non dovrebbero più pensare solo a lavare i pannolini e potrebbero dedicarsi piuttosto alla letteratura e alle questioni pubbliche. Prego perciò che la gloriosa redazione utilizzi questa mia istruzione nel prossimo numero della Casa Felice, persuasa come sono che in tutta la nazione ceca si chiarirà il problema dei panni bagnati. Carolina Pujova. Ho scritto: la migliore cosa è prendere per 50 litri di acqua mezzo chilo di ghiande tostate. Dopo aver letto questa lettera, mia moglie mi ha ordinato di mandare la nostra nuova cameriera a comprare 2 chili di ghiande tostate e contemporaneamente di andare a cercare un barilotto di 200 litri. Poi ci è parso molto interessante apprendere il modo di fare il bagno ai neonati. Della lettera era autore un certo impiegato della finanza che probabilmente era stato costretto a scriverla dalla propria moglie. Nell'introduzione si leggeva che lui era un sessantenne in gamba, senza figli, che sua moglie era abbonata alla Casa Felice e aveva grandi esperienze sul bagnetto dei bambini, poiché secondo la sua opinione non bastava fare loro il bagno nell'acqua di giusta temperatura, ma piuttosto dentro fortificanti decotti di varie radiche trovabili in abbondanza sulle montagne di Boemia e Slovacchia. Un bagno in questi decotti faceva crescere svelti e intelligenti, sicché già al secondo anno di vita i bambini cominciavano a camminare e a distinguere il padre dalla madre e viceversa. Se qualche abbonata si fosse interessata della faccenda, lui sarebbe stato disposto a mandarle un pacchetto di queste radiche, mezzo chilo per 4,50 corone. La lettera finiva con un appello a fumare in larga misura il fiore di tiglio, mezzo infallibile contro l'idrofobia. Un pacchetto di fiori di tiglio era pronto a mandarlo per 50 centesimi. Ho dovuto scrivere per 4 pacchetti di radiche per il bagno dei neonati e per 2 pacchetti del fiore di tiglio per fumare, perché siamo soliti passare accanto alla portinaia che ha un cucciolo. Da altre istruzioni abbiamo scelto quelle che riguardavano la madre premurosa, la quale durante il battesimo doveva già decidere sul futuro mestiere del bambino. Mia moglie ha detto che prima del parto era andata nella redazione della Casa Felice, dove le avevano consigliato di avviare il bambino alla carriera di compositore. Perciò pensava che per il battesimo occorreva comprare un pianoforte, ma che prima dovevo recarmi alla Casa Felice per domandare se non potevo fabbricare da me questo importante oggetto per l'educazione del figliuolo. Nella cantina c'era una enorme cassa di magnifica risonanza, che quando le si dava un calcio faceva sentire tutta una gamma di note musicali. Poi mi ha ordinato di comprare in qualche osteria le palle da biliardo usate, d'avorio, perché i tasti sono fatti di avorio e di ebano, come i nostri mobili del salotto. Ne fu talmente felice che si era addormentata, dormendo ininterrottamente per 2 ore, mentre io me ne stavo seduto, molto imbarazzato in cantina, davanti alla cassa di risonanza. Questa aveva fatto parte di un pianoforte, ma per quanto io ne sapessi, noi non ne avevamo avuto mai uno. Svegliatasi mia moglie, io sono tornato dalla cantina e le ho domandato da dove e come ci fosse venuta quella cassa. Lei mi ha detto di andare in cucina a prendere il vassoio per i dolci. Ti piace? Mi ha chiesto vittoriosamente. È molto bello. Sono contenta, sono veramente felice. Pensa che l'ho ricavato dal pianoforte.
Merito del nostro gentile e istruttivo giornale, in cui ho letto che se un armonium si rompe completamente durante il trasferimento di casa, si può fabbricare dal ripiano superiore un bellissimo vassoio nero per i dolci, i quali spiccano molto bene sul colore nero. Volevo comprare a rate un armonium usato, ma siccome non l'ho trovato, ho preso a metà prezzo un vecchio pianoforte. L'ho fatto trasformare in un armonium e ho raccomandato ai facchini che durante il trasporto badassero a farlo cadere per terra molto maldestramente, e che hanno fatto solo dopo una cospicua mancia. Il piano superiore dell'armonium si è staccato netto, e in 15 giorni io ho ritagliato questo vassoio, che ha ottenuto il primo premio nella mostra dei lavori domestici organizzata dalla Casa Felice, consistente in 8 annate di Libuche. Ho guardato con ammirazione quella donna energica che ha aggiunto: «Noi dobbiamo educare bene il nostro Felix, vero, caro?» Ha detto «il nostro», sebbene io avessi evitato di pronunciare questa parola durante tutto il nostro colloquio. Lei pensava che il matto fossi io, ma io gliel'ho fatta vedere, l'ho fatta chiudere in manicomio. Ma che guaio ho combinato, ahimè. La ragione è molto semplice. Dopo 6 settimane trascorse nel letto in profonde contemplazioni sul modo di educare il bambino, si era decisa a realizzare il suo proposito costruendo la carrozzina per Felix da una botte di petrolio. A tale scopo aveva comprato una botte e da brava massaia non ne aveva voluto buttare via il contenuto, perché aveva anche acquistato una stufa a petrolio e da allora in poi con quella aveva cucinato. Siccome il petrolio costava più del carbone, aveva risparmiato sul mangiare e sorridendo aveva detto che da quel momento avrebbe instaurato il mese del risparmio, il mese della rinuncia. Riteneva confortante poi prendermi dalla tasca una corona per depositarla a favore del diritto del voto alle donne. Doveva seguire l'esempio delle donne danesi che badavano alla casa senza l'aiuto delle cameriere e dei camerieri. E siccome aveva letto che l'Unione delle Donne Danesi diffondeva il principio del risparmio contenuto in queste parole, mangiate possibilmente spesso dagli amici, mi conduceva dai miei e dai suoi amici, guardando sempre che vi giungessimo proprio all'ora di pranzo. Era una cosa penosa per me. Erano momenti di una mortificazione indicibile quando costringeva la padrona di casa ad offrirci metà del suo pranzo che divoravamo. E ancora più penoso era quando per di più chiedeva i soldi per il tram. Naturalmente tornavamo a piedi e il denaro, che aveva nel vero senso della parola mendicato, lo mandava poi alla casa felice. Questo durò per un mese. E quando poi avvenne che fu sorpresa dai conoscenti mentre rubava una cotoletta nella dispensa, lei stessa ammise che eravamo diventati impossibili e che dovevamo cucinare in casa per sbarazzarci di tutto quel petrolio. Per l'onomastico di mia madre, lei, tutta felice di poterle regalare qualcosa senza doverla comprare apposta, le mandò 50 litri di petrolio in una brocca enorme e con una lettera con la quale la ringraziava per l'educazione che mi aveva dato. Tra l'altro le scriveva che la posizione dei genitori nelle faccende matrimoniali assume molta importanza, poiché essi sostengono il ruolo del Senato, mentre i bambini quello della Camera dei Deputati. Mia madre in seguito mi ha scritto segretamente che avrei fatto bene a far visitare mia moglie da uno psichiatra. È accaduto poi che, mentre una sua amica si stava sposando, lei le mandò come regalo di nozze il piccolo Felix. Io non ne sapevo nulla perché stavo proprio vendendo la nostra casa e stipulando il contratto. E quando sono tornato a casa non mi importava nulla di non sentire il suo pianto. Ed ecco che lei mi disse di essere molto felice perché aveva risolto il problema del petrolio. Questo ci sarebbe bastato per un anno e lei non avrebbe potuto costruire la carrozzina per Felix con quella botte piena e comprarne una, lo vedeva lei stessa, significava affrontare una grossa spesa. Del resto, fra poco ci saremmo ridotti alla miseria. Allora, per scongiurare questa crisi, comprata una grande bella scatola, lei vi praticò un buco. Mi mise dentro Felix e con il ragazzo della portineria lo mandò nella casa degli sposini che quel giorno avevano celebrato le nozze. Olga, la sposa di Kramsky, era la sua migliore amica e per le nostre nozze le aveva donato lo specchio d'argento della toilette. Lei dunque aveva l'obbligo di ricambiare.
aveva pensato che Felix sarebbe certamente stato un dono molto carino e gradito. Ho preso in fretta il cappello e sono corso da Kamsky, giungendo proprio nel momento più bello. Erano appena tornati dalla casa e stavano guardando i regali, tra cui la bella scatola con dentro il mio figliastro, Felix. Ero arrivato però già tardi, perché Kramsky aveva già ammesso che questo bambino l'aveva avuto da una commessa di Carlin, e il suo suocero gli dava la caccia con le forbici in mano e il cilindro nell'altra. La giovane signora era già svenuta. E la suocera bastonava il signor Kramsky, e lo sbigottito Felix se ne stava sdraiato sul tavolo, facendosela sotto stoicamente. C'è voluto mezz'ora prima che mi facessero parlare e spiegare alla signora Kramsky che forse si trattava di un altro bambino, perché questo apparteneva a mia moglie, che era d'improvviso impazzita. Per un bel po' hanno ancora cercato nel mucchio dei regali di nozze se non c'era anche quell'altro bambino. Naturalmente invano, e solo allora il signor Kramsky negò di nuovo tutto, gridando che prima aveva detto cose sconnesse che si potevano spiegare solo con la confusione del momento. La signora Vincianova, la suocera del signor Kramsky, se ne venne poi con me a portare Felix a casa, dopo che tutti mi avevano espresso i più profondi sensi del loro dispiacere. Intanto mia moglie a casa si dava da fare. Davanti a lei c'erano i fogli di carta scritta. Dal titolo appariva chiaro che erano destinati alla casa felice. I costumi fini e poi il bisogno piccolo e grande prima e dopo il teatro. L'inizio era questo. Al concerto e in teatro proviamo un piacere che percepiamo soprattutto con l'udito. Per questo occorre calma e serenità. Però quando sentiamo il bisogno di andare al gabinetto, la calma è finita. Non possiamo più ascoltare tranquilli. Perciò ogni abbonata della Casa Felice farà bene a regolare il suo bisogno in modo da non dover uscire durante lo spettacolo, quando la via non è libera. Ed io vi dico, fate il vostro bisogno prima, signore. Dopo il teatro e dopo il concerto possiamo naturalmente fare tutti i bisogni che vogliamo. La psichiatra da me chiamato la portò direttamente al manicomio. Il signor psichiatra è riuscito facilmente a portargliela, col pretesto di farle vedere una signora matta che nei momenti di lucidità aveva inventato e scritto diversi consigli per la casa, specialmente una pomata per i calli e per i geloni. E inoltre aveva composto un lungo saggio sulla maniera più acconcia di pulire le pentole usate sul fuoco aperto. Appena giunti al manicomio, i medici le dissero: «Signora, lei si deve riposare qui da noi». Lei sosteneva di essere completamente sana di mente e che il matto ero io, e chiese penna e inchiostro per scrivere un articolo pieno di sagge riflessioni allo scopo di dimostrare a tutti che lei era completamente sana. Appena il suo desiderio fu esaudito, buttò giù l'articolo per la officina casalinga della Casa Felice. Un tempera matite. In una famiglia civile si rompono molte matite mentre si affilano col coltello. È una massaia parsimoniosa, lo vede a malincuore, perché così aumentano notevolmente le spese, difficili a sostenersi nella carenza odierna. Anche i rifiuti sono parecchi e non se ne può fare nessun uso. A una massaia premurosa, questi due fatti causano solo dispiaceri, perciò ognuna che abbia senso pratico si fabbrica da sé un temperamatite che non deve mancare in nessuna casa. Il materiale occorrente possiamo procurarlo mettendoci in contatto con i commercianti della merce fotografica, comprando alcuni rollini di pellicole. Messe queste da parte, i rollini di legno li fissiamo su un'assicella che copriamo con la carta vetrata. E così è fatto subito un temperamatite e la pace e la calma regnano nella casa felice. Con mio grande piacere, dopo aver letto queste istruzioni, i medici l'hanno trattenuta nel manicomio e io sono andato alla redazione della Casa Felice ad annunciare questa bella notizia. Ho detto semplicemente: mi permetto di farvi sapere che la vostra migliore collaboratrice, mia moglie, che ha inventato il tè universale, la colazione universale della Casa Felice, è stata ricoverata in manicomio. L'ho detto con gentile, gradevole sorriso. Le signore erano molto sorprese. E quando ho spiegato che mia moglie vi era stata trattenuta dopo la lettura del suo articolo intitolato Temperamatite, le redattrici, conosciute nel contenuto, esclamarono: «Che idea brillante e originale! Siate così gentile e dettate qui alla signorina l'articolo!»
Certamente si tratta di una svista, perché questa donna è completamente sana. Dobbiamo visitarla e domandare come mai è stata ricoverata in un luogo di cura. Deve uscirne oggi stesso. Ma tutto era stato vano. Al manicomio dissero che mia moglie soffriva di fissazione, volendo rendere tutta l'umanità felice. Stava proprio inventando una macchina per cucinare le uova e parlava di una cantina familiare rialzata con la finestra. Era presente la segretaria di un'associazione femminile che s'era arrabbiata e, come mi dissero il giorno dopo, cominciò a gridare che quando si lavano le tende basta un semplice elastico a fettuccia un po' più largo di quello che si usa per fissare i capelli sotto il mento. Agli orli delle striscette di gomma ugualmente lunghe si attaccano ganci e naselli. Queste sono le parole che quella martire ha pronunciato a una riunione delle donne contro il carovita e certamente testimoniano la sanità della sua mente. La trattennero al manicomio per alcune ore e quando si fu calmata, la rilasciarono. Alle altre signore era stato concesso di visitarla, cosa per me assolutamente inopportuna. La mia buona moglie aveva capito, tanto cervello ancora aveva, che ero stato io a farla rinchiudere. Ma io non avevo mai capito che lei mi voleva fare felice. Anzi, avevo agito, essendo matto, contro le intenzioni sue e quelle della casa felice. Non volevo bere latte col prezzemolo, tanto efficace contro la caduta dei capelli. E non volevo spalmare la melassa sul pane. Disse che le avevo negato persino i soldi per comprare le vecchie casse con cui si possono fabbricare a casa tanti bei mobili. Quando poi dichiarò che ero un idiota come tutti gli uomini, le redattrici erano sicure che era sana di mente, sebbene nel referto medico ci fosse scritto che lei, come abbonata alla Casa Felice, poteva diventare pericolosa al suo vicinato. Dopo 3 giorni ho visto dappertutto questi manifesti. Una riunione pubblica di donne e abbonate della Casa Felice per protestare contro il fermo di un'abbonata nel manicomio si svolgerà mercoledì alle 3 pomeridiane alla Borsa dei Cereali. Contemporaneamente sarà mostrato il NURSO, la macchina automatica da cucina che una delle abbonate della Casa Felice riceverà gratis. Le signore partecipanti alla riunione saranno alla fine fotografate insieme con la macchina NURSO, redazione della Casa Felice. Ho assistito a questa riunione, travestito da vecchia signora, incurante dei peli sotto il mento. Ancora oggi vedo vivamente quel caos, quelle dichiarazioni spontanee che mi facevano venire i brividi. Ero sicuro che se mi avessero scoperto per caso, mi avrebbero con grande giubilo cotto vivo. La macchina automatica da cucire NURSO fu posta sulla tribuna e la sua apparizione venne salutata da un lungo applauso. La principale oratrice tenne un discorso brillante, da cui ho capito che grande canaglia sono io, che sono uno squilibrato perché non leggo la Casa Felice, un alcolizzato e che ho rifiutato di masticare lo sterco dei cavalli per farmi passare la sbronza. Il matrimonio, mio caro signore, è il più difficile esperimento della vita, e quando un marito squilibrato osa far rinchiudere la propria moglie in manicomio solo perché lei vuole arredare la casa secondo le istruzioni della nostra rivista, ecco, mio signore, devo dichiarare che questo matrimonio era un'infelicità per quella donna generosa che non ha conosciuto altro che il bene di noi tutte, che con centinaia di istruzioni sicuramente fu utile a voi tutte, che avete letto quei begli articoli istruttivi della più grande martire Adele Tomsciova, completamente sana, e che tuttavia si trova in manicomio. E così il discorso continuava. Parlarono altre donne che mi assalirono come il più grande disgraziato. Poi furono spediti dei telegrammi di protesta alla prefettura e al Ministero degli Interni. Infine le partecipanti alla riunione furono fotografate insieme con la macchina NURSO e tutta la moltitudine di donne si precipitò in strada urlando «Verso il manicomio!». La polizia però le disperse. La dimostrazione non mancò di fare le sue vittime. 4 poliziotti furono morsicati in maniera grave, uno leggermente. A 2 abbonate furono messe le camicie di forza mentre gridavano «La casa felice porta fortuna a tutte le case!». Evviva l'Urso, la macchina automatica da cucina! Il giorno dopo ho ricevuto una quantità di lettere anonime, scritte dalle manine gentili femminili, di cui una ha persino osato confidarmi sulla carta un dolce segreto, cioè che mi avrebbe infilzato il parasole in gola se mi avesse incontrato.
Naturalmente non potete immaginare quante sofferenze mi ha causato il ricovero di mia moglie in manicomio. Sono diventato oggetto di sfrenati attacchi molti periodici che consideravano il caso solo dal lato umano. I giornalacci, desiderosi di sensazioni, mi hanno descritto come un individuo perverso che si era liberato della moglie per potersi dedicare alle amanti. Le lettere anonime pervenivano una dopo l'altra, una l'ho già pubblicata. La più parte era scritta dalle lettrici della Casa Felice e più tardi le ingiurie aumentarono e le lettrici mi spiegavano che non volevano soltanto infilarmi il parasole in gola, ma che si trattava anche del nostro rapporto matrimoniale e che non si poteva fare il servo di due padrone. Poi è uscito un numero nuovo della Casa Felice con un bell'articolo su di me. Era il riassunto del discorso principale di quella memorabile riunione alla Borsa dei Cereali, adattato alla rivista con molta finezza e sobrietà. Vi venivo ripreso in maniera decente, da me apprezzata moltissimo. Invece della parola mostro, che l'oratrice aveva usato in quella riunione, c'era scritto vampiro. Invece di ruffiano, venivo chiamato commerciante con le donne. Tutto l'articolo era scritto con moderazione. Si trattava delle nozze, specialmente di quelle d'argento, d'oro e di diamante. Da questo argomento passava al tema del carovita e finiva con un appello alle donne che non debbono permettere agli uomini di fumare, con l'affermazione che ciascuna di esse è indipendente e può e deve intervenire con efficacia negli atti di ogni singola persona, specialmente in quelli di suo marito. Ho restituito questo numero. A giro di posta ho ricevuto questa lettera dall'amministrazione della Casa Felice. Stimatissimo, tra i numeri restituiti abbiamo trovato anche il numero vostro e pensiamo che si tratti di una rivista, perché non troviamo alcuna ragione che possa indurvi a tanto. Non dubitiamo che voi riconosciate il vostro sbaglio e che restiate ancora fedeli alla nostra rivista e aspettiamo la conferma della vostra fiducia e firmiamo, in perfetta stima, la vostra devota amministrazione della Casa Felice. Contemporaneamente è arrivato il numero che avevo restituito. Lo rimandai di nuovo e ricevetti quest'altra lettera. Stimatissimo, ci siamo accorti per la seconda volta e ci avete rimandato la nostra eccellente rivista, La Casa Felice, che già è stata il vostro consigliere su tutti i problemi possibili della vostra vita privata e pubblica. Perciò vi rispediamo il numero della nostra rivista, che certamente resterà ancora il vostro amico. Speriamo che voi non diventiate il patrigno della nostra buona causa. Ho restituito la rivista per la terza volta e ho ricevuto una nuova lettera. Stimatissimo, vi comunichiamo che tra i numeri rimandati abbiamo trovato ancora quello a voi indirizzato. Ci permettiamo di spedirvelo per la quarta volta perché pensiamo che per la cessazione dell'abbonamento non basti rispedire il numero. Non dubitiamo che voi, dopo averne letto l'eccellente contenuto, diventerete di nuovo il nostro protettore. E vi preghiamo di comunicarci la vostra decisione con una cartolina. In perfetta stima, la devota amministrazione della Casa Felice. Ho restituito quel dannato numero e ho comunicato, come mi si chiedeva, che non intendevo avere nulla in comune con loro e perciò rimandavo la rivista. Ma ho ricevuto di nuovo il numero con una lettera. Stimatissimo, nella posta odierna abbiamo trovato la vostra cartolina in cui scrivete che non volete avere nulla in comune con noi e che ci restituite la rivista. Speriamo che guarderete gentilmente il numero che vi rimandiamo, poiché siamo sicuri che la rivista dappertutto dove arriva diventa un amico indispensabile e che anche voi non le rifiuterete l'ingresso nella vostra casa. Ci permettiamo di comunicarvi inoltre che, per disdire l'abbonamento, non basta una semplice cartolina con la comunicazione che non volete avere nulla in comune con noi e vi preghiamo di scriverci per lettera la decisione definitiva che speriamo sia per noi favorevole. Contemporaneamente ci permettiamo di avvisarvi che nel caso vi abbonaste entro le ore 6 di mercoledì 15 novembre potreste ottenere l'opuscolo Che cosa cuciniamo oggi? E nello stesso tempo partecipare al concorso tra gli abbonati e vincere come primo premio il NURSO, la macchina automatica di cucina che rende superfluo il cucinare e ogni giorno fornisce tre pasti a pranzo senza alcun sgradevole odore. Speriamo che anche voi vorrete approfittare di questo vantaggio e vi salutiamo in perfetta stima l'amministrazione della Casa Felice.
Ho scritto una lettera molto aspra e decisiva all'amministrazione, dicendo che non desideravo essere ancora infastidito e che per l'ultima volta restituivo la rivista. Il giorno dopo ho ricevuto questa lettera. Stimatissimo, ci siamo molto meravigliati nel trovare fra la posta odierna anche la vostra lettera con la quale ci proibite di spedirvi ancora la nostra rivista. Siamo persuasi che non avete visto bene i vantaggi che vi offre la Casa Felice. E ci permettiamo di mandarvi ancora il nostro numero, nella fiducia che resterete un protettore assoluto della nostra rivista, poiché la semplice comunicazione che non desiderate di riceverla più non basta assolutamente per fermare l'abbonamento. Non dubitiamo che sarà anche vostro desiderio partecipare a tutti i vantaggi che vi offre la Casa Felice. In perfetta stima l'amministrazione della Casa Felice. Esclamai solo: Browning! Era un'arma magnifica, grandiosa e ancora più grandiosa fu l'esplosione della mia autodifesa. Quando volevo andare ad ammazzare per la prima volta tutta la redazione, non ero nelle piene facoltà mentali, ma ora ho agito in piena coscienza. Ammetto di aver sparato contro l'amministratore un colpo ben mirato, pieno di ira, ma agli altri membri della redazione ho sparato già senza ira. Quasi meccanicamente, scusandomi con ogni vittima di essere mal disposto verso di lei. So sicuramente che, dato il numero degli ammazzati, non mi sarà concessa la grazia dell'imperatore e che sarò regolarmente impiccato. Gli ultimi giorni di vita qui nel carcere mi sono resi amari del fatto che mi hanno dato in lettura una vecchia annata di La Casa Felice. Ieri è venuto da me l'avvocato. E mi ha comunicato che il mio figliastro, il piccolo Felix, è stato destinato come nuovo premio della Casa Felice alle abbonate senza figli, dato che la rivista continua ad uscire perché, come ho saputo, la redattrice capo si è salvata, essendosi nascosta nella macchina automatica di cucina Nurso. Sto seduto tranquillamente sul paglierizzo e ricordo i giorni passati, anche mia moglie, chiusa in manicomio. Abbastanza bene e mi faccio impiccare tranquillamente, senza pentimenti, anzi sono felice di aver fatto quel massacro. Di questo mondo non mi interessa ormai altro che sapere quale abbonata riceverà lo sporco Felix come premio. Per completare questa tragedia, aggiungo ancora un breve estratto dal rapporto di un quotidiano praghese sull'impiccagione del signor Thomas. Quando il condannato fu portato sotto la forca e dagli aiutanti del maestro boia fu legato ai piedi, ha esclamato con un sorriso cinico: La casa felice porta fortuna a tutte le case, indicando ironicamente la propria gola.